All'Aurum di Pescara oggi e domani la seconda edizione del Festival internazionale di fotografia e giornalismo all'interno della 51esima edizione dei premi internazionali Flaiano. Il festival ripropone la stessa formula della 2 giorni di talk con grandi fotografi italiani. Il tema del festival quest'anno è I marziani dell'immagine, sguardi sull'Italia contemporanea. La direzione artistica quest'anno è affidata a Marco Longari, che prende il posto di Romina Remigio, che mantiene la presidenza e il coordinamento del festival. Longari ha iniziato la sua carriera nel 1998 occupandosi della guerra in Kosovo. Parafrasando un po' Flaiano, un marziano a Roma, voi avete detto i marziani dell'immagine, sguardi sull'Italia contemporanea. Marziani perché al di là dello spunto letterario che ci lega a Flaiano, bisogna essere un po' marziani per occuparsi di fotografia adesso, perché il mondo dell'informazione è complicato, complesso, non facilissimo per chi fa il mestiere di fotografo. Per cui avere ancora il coraggio di tuffarsi nell'informazione, nelle storie, prenderle un po' di petto e raccontarle in prima persona è comunque una scommessa un po' marziana. E c'è tra l'altro un premio alla carriera che è stato istituito. Quest'anno viene consegnato a Dario Coletti, che è un fotografo romano, documentarista, che ha un'attività pluridecennale e che ha un archivio che si estende attraverso appunto un arco decennale di investigazione e di interpretazione del territorio. Ospite speciale Gabriella Simone, inviata di guerra e capo esteri del TG5 di Mediaset, 30 anni di carriera. Sempre impegnata sui fronti di guerra, sui fronti più caldi del mondo, quanto mai anche ora. Eh beh, ora insomma è un periodo molto difficile, no? Abbiamo quello che chiamano il fianco orientale, che a me non piace chiamarlo così perché dà l'idea già di una guerra, comunque sicuramente abbiamo una guerra all'interno dell'Europa e abbiamo un conflitto medio orientale molto acceso, molto difficile, molto complesso, perché forse se abbiamo una responsabilità è quello di dimenticarci delle cose e poi quando le riscopriamo sono sempre più complesse di come le abbiamo lasciate. Le cose, se le abbandoni, non si semplificano e non si risolvono.